nuova voce. Ciao, ciao, ciao. Comunque, Lewa, il Toa dell'aria, è stato trasformato nel maestro della giungla. Schema cromatico e potere elementale rivisitati, Lewa è in grado di muovere entrambe le iconiche asce tramite il sistema ingranaggi. Stavolta vengono usati due ingranaggi, uno per braccio, con lo scopo di aumentare la frizione e garantire azione e posabilità allo stesso tempo. La maschera di Lewa ha subito alcune modifiche che la rendono leggermente meno comparabile con quella appartenente alla sua versione mata, dato che in certi momenti sembra più un incrocio tra un Cyberman e Ultron, ma nulla che impedisca di apprezzarla per la sua unicità. Lo Skull Spider è la stessa variante cromatica del set di Pohatu, ma stavolta priva del pungiglione. In particolare, nel caso di Lewa, è quasi impossibile inserire questi parassiti sulla sua faccia, come mostrato nelle istruzioni. Le armi, chiamate asce da battaglia, sono composte da più pezzi di cui uno totalmente nuovo, l'ultimo che esamineremo in fatto di armi, è che corrisponde ai vecchi canoni della prima generazione Bionicle, ossia la capacità di integrarsi con il sistema Technic. Lewa ha un nuovo colore elementale, il giallo, che gli può essere collegato alla sua nuova natura di maestro della giungla. Tra l'altro, per qualche motivo, la tonalità di verde è leggermente più chiara rispetto a quella comunemente usata. La seconda modalità di Lewa gli consente di usare le lame delle asce come estensori alari, chiamate X-Glider, e le spade sottostanti divengono le sue nuove armi. In questo modo assume una modalità più simile a quella di Lewa Nuva nella fase di volo. In fatto di snodabilità, Lewa ha un unico difetto, la testa. Il modulo degli ingranaggi è infatti un pezzo separato e può essere inserito in diversi modi. Nel caso di Lewa è stato collocato vicino al collo e l'armatura che ha attorno alla testa impedisce di inclinarla verso l'alto, anche se può ancora essere ruotata di lato, ma si rischierà di perdere la maschera nel tentativo, come se non cadessero già abbastanza facilmente. Ed infine è anche ciò che causa difficoltà nell'inserire lo Skull Spider. Concludendo, nonostante le varie modifiche subite, Lewa possiede comunque diversi emblemi della sua versione originale, e per quanto certe scelte siano discutibili, ad esempio il cambiamento dall'aria alla giungla, che non sembra affatto un elemento, esse non influiscono nell'aspetto finale di questo set, che, un po' come tutti i maestri, è in grado di differenziarsi dalla fase di costruzione sino a quella dell'azione. E paradossalmente, mentre altri maestri come Pohatu o Kopaka hanno avuto la loro personalità stravolta, pare che Lewa abbia mantenuto la sua leggerezza e il suo carattere temerario, allegro e avventato. Nella prossima recensione, Gabi, la maestra dell'acqua! Oh? Ma che diamine stavano pensando i traduttori? Dobbiamo trovare Kimu prima delle forze del male. Ora basta! Nella prossima recensione, Gabi, la maestra!